alla persona che entra, chissà che tipo di giornata può aver avuto. L'unica cosa che possiamo fare noi è dargli un tavolo, gentilezza, cibo cucinato bene. Ecco, questo è la mia idea di osteria. Dei ragazzi di Modena hanno desiderato il nostro locale in montagna. Noi siamo nati qua nel 2001, dentro a questo cortiletto qua. Questa è stata la nostra prima trattoria. Qui c'è la Rina, che è seduta lì, con i capelli bianchi. Lei ci portava i fiori di zucca raccolti nell'orto la mattina col paniere. Arrivava, aveva raccolto tipo 20 fiori di zucca. I funghi freschi, avevamo le primizie, ce le avevamo in casa, tutte. Appena c'era una cosa fresca arrivava. Arrivati a Bologna ci dobbiamo identificare con un quartiere di immigrazione, quant'altro, eccetera, bla bla bla. Chiamiamoci qua il nome della strada. Quindi la trattoria di Via Serra oggi è davvero un qualcosa legato profondamente a questo pezzo di strada. Anche nelle persone che abitano qua vicino, insomma. Qui è come se fossimo in una città nella città, in particolare la Bolognina, che è un quartiere considerato particolare, ma che in realtà sta vivendo anche un momento di rinascita, per cui ci siamo ricreati un piccolo ecosistema in cui noi riusciamo a far arrivare i fornitori dalla montagna. Noi non abbiamo mai perso il contatto con le zone in cui siamo cresciuti professionalmente. Quando fu fatta la prima forma di parmigiano col latte bianco modenese, noi ci siamo subito messi in coda. Quando possiamo iniziare a utilizzare in trattoria? Con la ricotta di bianca modenese si riescono a fare diverse combinazioni di tortelloni che possono diventare anche stagionali, abbinati a prodotti di stagione. Dopo 13 anni che noi facciamo il tosone in menù, sì, ancora oggi l'antipasto più venduto in assoluto della trattoria. Chi viene a mangiare da noi deve sapere cosa c'è dietro a un piatto. Il racconto nasce da tutta una serie di esperienze che sono il nostro fornitore che ci dà la materia prima, quindi il perché, il per come utilizziamo quel prodotto lì, e poi legato a quello che poi noi vogliamo fare di quel prodotto, di dove vogliamo arrivare. Fornitori affidabili ti danno la possibilità di raccontare cose credibili. Eccoci qua. Allora, Silve. Ciao. Allora, siamo arrivati. Ciao. Ciao. Siamo arrivati. Prendiamo pure due sacchi di farina, così. Esatto. Sì. Li portiamo sì, giù. Li portiamo giù. E siamo qua, guardano. Eccoci qua. Oh, va. A posto. Grazie. Un posto speciale, la trattoria di Via Serra.